Ok, allora buon pomeriggio a tutti e benvenuti al webinar di LTT, SRL. Siamo per la serie Get BIM, che è il nostro nuovo programma di divulgazione gratuito sui temi di risorse e implementazione del BIM. Io sono Alice Cazzanti, sono Business Developer di LTT SRL, sono la persona del nostro team che è più a contatto diretto con il mercato e anche in veste di accounting cliente mi muovo proprio in contatto appunto, con i nostri clienti, con molti di voi che vedo qui, ci siamo già conosciuti al telefono, con altri non ancora, ma arriverò presto, ecco. Oggi parleremo insieme della I, nell'acronimo BIM, quindi Information, tutto ciò che riguarda la gestione del dato informativo dentro ai modelli 3D BIM. E quindi io oggi mi introduco a questo webinar e il collega BIM Manager Domenico Spanò, che parlerà dopo di me e proprio entrerà più nel dettaglio operativo, vi mostrerà anche qualche caso studio di nostra produzione. Alla fine del webinar apriremo il dibattito con voi, quindi con un question time dove potrete interagire, porre le vostre domande e appunto potremo rimanere in contatto e vi darò anche qualche informazione specifica sui corsi. Tra l'altro ne abbiamo uno in partenza proprio il 9 novembre, ma ne parliamo dopo con più precisione. Ora è doverosa una piccola presentazione di LTT SRL, chi siamo e perché siamo qui oggi a parlarvi di questi argomenti con la certezza che possono esservi utili anche e con l'invito proprio a rimanere anche in contatto con noi perché si possa innescare proprio un dibattito crescente su questi temi che sono utili proprio a livello pratico a noi che lavoriamo in BIM, ma anche a chi si sta approcciando al BIM per la prima volta. Dunque, vediamo. Adesso arrivo, scusatemi con. Ecco, LTT è una società di progettazione BIM integrata e supporta il BIM a 360 gradi. Quindi potete immaginare proprio la nostra attività di supporto alla metodologia BIM come se fosse proprio un'impresa di costruzioni tradizionale, ma anziché mattoni e calcestruzzo, noi proprio digitalizziamo le opere, quindi le costruiamo dal punto di vista digitale. Il nostro prodotto è proprio il Digital Twin, quindi è il gemello virtuale, digitale, perfettamente sovrapponibile all'edificio reale. Quindi per crearlo quindi utilizziamo l'intero workflow del Building Information Modeling e quindi questa è la nostra principale proposta di valore. Qui a lato, in basso a destra, vi indico anche il QR code che potete inquadrare per collegarvi al nostro sito internet, dove potrete ovviamente trovare tutte le informazioni sulla nostra attività, i nostri contatti e tutti gli approfondimenti del caso. Allora, in LTT cosa facciamo? Facciamo attività. Appunto, innanzitutto, questa attività di divulgazione ci servono a sottolineare che il metodo non può fermarsi proprio alla mera conoscenza del software, ma deve riguardare tutto l'apparato tecnico e metodologico che deve essere strutturato dentro e fuori dal team di lavoro. Quindi sappiamo tutti che i vantaggi del BIM lungo il ciclo di vita dell'opera costruita sono tanti e in particolar modo, appunto, noi come LTT, sinteticamente, appunto, lavoriamo in questo senso, quindi il BIM per noi rappresenta il facilitare il trasferimento dei dati relativo proprio all'edificio verso l'appaltatore dei servizi. Ci serve per risparmiare risorse nella ricerca delle informazioni, quindi pianificando tutto ciò che è servizio e gestione dell'opera, quindi legato al facility management, alla gestione degli asset. E tutto ciò che può agevolare gli attori o i manutentori dell'edificio a localizzare con precisione le parti o i componenti proprio delle opere edilizie all'interno del modello, quindi facilitando anche sia la localizzazione ma anche la documentazione, il reperimento appunto della documentazione tecnica relativa. Inoltre serve per ovviamente ridurre i tempi delle attività, ridurre i costi e per l'integrazione dei dati ai sistemi di tecnologia avanzata, sistemi FM, IoT e appunto quant'altro. Quindi in pratica la virtualizzazione e la condivisione, la gestione dei dati sono proprio il fulcro del processo BIM. Quindi ecco, pianificare, progettare e costruire con più efficienza. Quindi quali sono i servizi tecnici che offriamo in LTT? Sono
sono proprio gli stadi di un processo integrato BIM e si possono sintetizzare così come Scan to BIM, BIM Design ed Edilizia 4.0. Quindi vi abbiamo riportato qui il tipico flusso di lavoro dove partiamo da una nuvola di punti che realizziamo con rilievi laser scanner. E poi andiamo a discretizzare con dei software come ReCap Pro di Autodesk e poi appunto passiamo alla costruzione vera e propria del modello digitale per tutte le discipline, architettonico, strutturale e map. Quindi qui siamo sul BIM design e come vedete nell'immagine in basso a destra tutto ciò diventa il vero e proprio digital twin, quindi il gemello digitale dell'opera che poi va a integrare i famosi dati all'interno del modello, per cui lì possiamo parlare di edilizia 4.0. Che darà proprio seguito al processo costruttivo e all'intero ciclo di vita del costruito. Quindi, inoltre, cosa facciamo? Ci occupiamo di supporto alla pubblica amministrazione per quanto riguarda appunto tutto ciò che è inerente al decreto ministeriale 560 del 2017, quindi alle linee guida, all'implementazione proprio di tutto ciò che riguarda i capitolati, le gare e anche per le società non direttamente implicate con la pubblica amministrazione o diciamo i progettisti privati, le società di ingegneria come la nostra, ecco, aiutiamo in supporto all'operatività BIM, quindi con linee guida, la costruzione di oggetti, di template. E poi in termini di ricerca e sviluppo ci occupiamo anche di tutto ciò che è inerente all'utilizzo del digital twin nella fase successiva del costruito. Ecco. Quindi tutto ciò che è inerente ai processi di gestione, manutenzione, facility management e quindi fondamentalmente insomma in sintesi lavoriamo sia sul piano tecnico della costruzione, della metodologia, degli standard e della gestione della parte documentale e successiva gestione dell'opera. Questo è il nostro team, noi da poco tempo siamo a Roma, è un team che sta aumentando a vista d'occhio perché siamo sempre in crescita e tante anche delle nostre risorse umane sono state formate proprio da noi con i nostri corsi e i nostri docenti e tra l'altro l'abbiamo proprio scelta fra i migliori studenti certificati e specializzati nei vari ambiti specifici operativi del nostro flusso di lavoro di ingegneria integrata. In particolare ci occupiamo proprio di questo, ne approfitto per specificare che i nostri ambiti sono la progettazione, il supporto alla progettazione integrata in ambito architettonico BIM, quindi tutto ciò che riguarda opere civili edili, paesaggistica e urbanistica e supporto all'analisi e diagnosi in ambito energetico dei modelli BIM. Supporto alla progettazione integrata strutturale BIM, quindi per quanto riguarda le opere anche qui civili edili o opere di calcestruzzo armato, acciaio e tutto ciò che è inerente al calcolo di vulnerabilità sismica, adeguamento, miglioramento sismico e ovviamente in correlazione e interoperabilità con altri software esterni dedicati. Inoltre abbiamo la parte di progettazione integrata impiantistica BIM per il supporto alla progettazione BIM Map per edifici di destinazione proprio civile, quindi gli impianti meccanici, idraulici, elettrici, antincendio, gli speciali e analisi di efficientamento energetico per edifici ad uso civile. Infine, caldissimo e richiestissimo argomento negli ultimi tempi è il supporto alla progettazione infrastrutturale BIM, che forse è l'ambito che è rimasto leggermente più indietro rispetto a quello architettonico strutturale. Quindi parliamo di infrastrutture lineari e stradali, ma anche le infrastrutture idrauliche, opere civili, ponti, tunnel, gallerie e opere di sostegno. Da qui passiamo direttamente proprio all'ambito dei corsi di formazione BIM per tutti i professionisti, perché proprio da qualche tempo abbiamo deciso di fare formazione e certificazione BIM, perché per primi ci siamo resi conto che l'operatività BIM non può prescindere dalla formazione, soprattutto da una formazione di qualità, perché una formazione non può essere basata solo sulla conoscenza e l'utilizzo del software, ma deve anche proprio trasmettere la padronanza del metodo BIM. Quindi ormai lo sappiamo tutti, per fare BIM non basta saper usare Revit e i software, bisogna conoscere il processo, la normativa che sta alla base e quindi la nostra formazione è proprio basata sulla pratica del BIM nella professione, perché
lo ribadiamo sempre, prima che formatori, in LTT e SRL siamo proprio, prima che formatori siamo degli operatori BIM, quindi conosciamo nel nostro lavoro lo strumento e il metodo e tutto ciò che insegniamo è proprio calato sulla realtà della pratica professionale. Quindi i corsi specialistici che eroghiamo sono progettati per ingegneri, architetti, designer, geometri e tutti i professionisti del settore IC. E facciamo appunto, lavoriamo con il pacchetto Autodesk e non solo, perché appunto qui vedete un elenco di... Ops, scusate, mi è partita la... ecco, mi è partita la slide. Lavoriamo su Revit Architecture, Revit Structure, Map, Navisworks, Dynamo, Formit e anche di più. Vi faccio vedere anche questa che è una screenshot della pagina dei nostri corsi, ma questo lo vedremo meglio alla fine del webinar di oggi, dopo Domenico Spanò. Piuttosto qui vi rimando il QR code in basso a destra che vi porta direttamente alla pagina della formazione dove potete trovare più dettagli, ma appunto lo vediamo alla fine. Vi anticipo soltanto che parleremo del corso che è in partenza il 9 novembre, che è un corso di Revit base avanzato che vi darà accesso anche alla successiva, alla possibilità di poi di certificarvi con due step successivi. Ma è un corso super promozione che stiamo promuovendo proprio perché attualmente insomma c'è ancora tanta resistenza a fare partire l'implementazione del BIM nelle aziende, quindi vogliamo spingerlo, vogliamo promuoverlo. Quindi oltretutto dicevo la formazione adeguata deve essere anche certificata perché la certificazione ormai è diventata proprio un passaporto di qualità professionale ed è una porta preferenziale per entrare nel mondo del lavoro, considerato che come professionisti BIM ormai appunto non basta più avere un curriculum, dimostrare con un portfolio la propria operatività e quindi insomma chi vuole rimanere sul pezzo e essere al passo coi tempi e soprattutto distinguersi dalla concorrenza con un riconoscimento qualitativo ufficialmente riconosciuto appunto deve potersi certificare, senza dimenticare anche che la certificazione diventa anche un criterio premiante per le gare pubbliche, quindi grazie soprattutto al decreto BIM e all'ultima integrazione legislativa. Quindi LTT soprattutto è anche un organismo di valutazione per la certificazione di competenze professionisti esperti BIM secondo la UNI 11337 e siamo qualificati CEPAS, Società del Gruppo Bureau Veritas, e quindi tutte le nostre certificazioni delle quattro figure, manager, coordinator, specialist e CDM manager, sono proprio accreditate da Credia. Questo, anche questo lo vedremo meglio dopo, è lo screenshot sempre del nostro sito dove troverete anche informazioni sui corsi di preparazione agli esami di certificazione di ogni figura e di fianco trovate anche il modulo dove ci potete contattare, chiedere informazioni sui nostri contenuti, sui calendari, insomma su tutto quello che riguarda questo tipo di programmi. Tutti i nostri corsi sono registrati, saranno accessibili anche non in diretta e appunto, vabbè, poi ne parliamo meglio dopo, appunto anche nella question time. Queste sono alcune aziende e degli enti che abbiamo supportato, che hanno, diciamo, con cui abbiamo fatto BIM in modo integrato e abbiamo proprio dato una mano nell'implementazione ma anche in supporto operativo. E chiudo sintetizzando con questa frase che appunto in LTT concepiamo il BIM Information Modeling come un insieme interattivo di processi, tecnologie, persone e regole. E quindi è proprio l'insieme di questi macroambiti che deve costituire la base della metodologia che gestisce in modo integrato, digitale e automatizzato l'intero ciclo di vita delle opere e di tutti i dati formativi a esse associati. Qui trovate il QR code che vi rimanda al nostro profilo YouTube dove troverete anche la registrazione di questo webinar e anche altri. Inoltre ci trovate su tutti i social, c'è anche Instagram, qui non è presente, però li trovate cercandoci su Google normalmente, ma soprattutto questo QR code vi rimanda al modulo per iscrivervi alle nostre news, ai nostri aggiornamenti, dove troverete tutte le informazioni per rimanere al passo con il nostro programma. Adesso io chiudo qui e lascio la parola a Domenico Spanò, il nostro BIM manager certificatore, che vi illustrerà alcuni casi studio in merito proprio al tema del giorno, dell'integrazione dei dati del modello 3D Revit. E niente, riprendiamo dopo, parliamo del corso e domande aperte.
Grazie. Grazie, grazie Alice della tua presentazione, buon pomeriggio a tutti, vi ringrazio appunto per essere connessi e seguirci in questi incontri divulgativi. Io provo adesso a condividere il mio schermo, se mi date un feedback di condivisione che sia tutto visibile. Sì, visibile. Ok, allora il tema di oggi, come questo titolo ben enfatizzato, la I di BIM, la gestione del dato informativo nel processo BIM, quindi valorizzare e dare importanza alla metodologia BIM, ma attraverso la gestione del dato. Per chi non mi conoscesse, io sono Domenico Spanò, sono BIM Manager, BIM Implementation Engineer di LTT SRL, sono appunto docente metodologie BIM in ambito Autodesk, Revit e Navisworks, responsabile dell'organismo di valutazione e certificatore appunto per gli esperti BIM, per CEPAS Bureau Veritas, appunto la certificazione che diceva Alice, accreditata da Accredia, nonché vicepresidente di BIM Building Smart Italy della sezione di Reggio Calabria e appunto in possesso di tutte le certificazioni in ambito Autodesk Professional. Il mio compito qual è? È quello di gestire la parte tecnico-operativa del team di lavoro in ambiente BIM, il management dei processi delle implementazioni, nonché il supporto a 360 gradi di tutte quelle realtà che si vogliono avvicinare alla metodologia BIM o che già li sviluppano e li vogliono ottimizzare ed implementare nel tempo con processi di interoperabilità. Come abbiamo detto, il tema di oggi è l'importanza dell'AI di BIM. Scusate se nel frattempo adesso che ho la parola magari Alice e Roberto, se potete dare l'accesso a chi si sta collegando adesso, così io non ho il controllo, così tolgo la mia schermata. Nel workflow BIM prende sempre più valore ai fini dei processi di interoperabilità e verifica l'importanza del dato, è quello che ci contraddistingue, che porta innovazione e che permette di essere tutti diciamo connessi in modo collaborativo in un processo BIM. Gli esperti BIM, soprattutto i progettisti che diventano dei BIM specialist, devono sempre più implementare le loro conoscenze tecniche, operative e formative verso processi in cui saper gestire i dati, quindi non basta più conoscere il software BIM Authoring, in questo caso Revit, ma saper gestire dati, crearli, condividerli, importarli, esportarli e soprattutto in processi conformati di interscambio e formati di interoperabilità. Quindi il formato interscambio, che sia una condivisione di dato attraverso un TXT, un CSV, un file di modello aperto IFC o un formato Excel, diventa oggi fondamentale in qualsiasi progetto che si voglia sviluppare in ambiente architettonico, strutturale o impiantistico. In questo incontro faremo ovviamente, in limitazione del tempo che abbiamo a disposizione, un piccolo excursus in cui vedremo come creare dati condivisi attraverso un modello BIM in Revit, quindi interrogare il database, questo grande, diciamo, questo grande contenitore, una specie di foglio di calcolo che ci permette anche di quantificare e di condividere dati in formati di interscambio, quindi anche con i formati TXT e i fogli Excel che arrivano per essere ulteriormente implementati o condivisi con tutti gli operatori. Imparare a capire che ogni modello BIM della sua disciplina è un MVD, un Model View Definition. L'esportazione di un file IFC non è standardizzata, al di là che il comando di Revit possa creare un IFC 2x3 o IFC 4, non è sufficiente. Quando mi sento dai vari diciamo, analisi, l'IFC ha delle limitazioni. L'IFC non è che ha delle limitazioni, l'IFC è una regola operativa tecnica che deve essere ben strutturata appunto con un modello di esportazione fatto in modo adeguato per poter portare fuori i dati necessari. Ci sono varie strade, varie procedure. Anche l'IFC può essere ricco di informazioni rispetto ai dati del file nativo ed è quello che vogliamo evidenziare in questo webinar, il processo di interoperabilità del dato. Questo ci permette di arrivare su piattaforme di interrogazione, di visualizzazione o anche di verifica e controllo. Parliamo ovviamente di software importanti e strutturati come può essere Solibri per una validazione, ma anche software un po' più minori, piattaforme anche gratuite o open source come BIMvision, che permette appunto di visualizzare il modello IFC strutturato con tutti i dati necessari appunto in formato
in formato aperto e verificare che cosa può essere mancante rispetto al file nativo. Oppure fare operazioni di quantity takeoff con altre piattaforme di controllo, di misurazione, di verifica come BeamSync, che appunto ci permette sempre più di interrogare, di valorizzare e di condividere il dato dal modello BIM. I passaggi che faremo sono abbastanza semplici, diciamo abbastanza concettuali, poi ci potremmo dedicare moltissimo tempo ad approfondire ognuno di questi passaggi, però ovviamente il tempo ci limita semplicemente a fare un accenno tecnico-operativo in cui abbiamo un modello BIM con determinate informazioni di default di partenza, ma questo non è sufficiente perché la valorizzazione delle informazioni sui vari oggetti, sulle varie categorie delle informazioni del modello BIM devono essere create ad hoc. Ad oggi il committente, pubblico o privato che sia, attraverso un capitolato informativo, che cosa richiede? Richiede dati strutturati, dati specifici, che sono poi i dati che serviranno poi a verificare e a soddisfare l'esigenza di utilizzare il BIM su determinati processi. Quindi abbiamo la necessità di imparare a strutturare sempre più dei parametri nuovi, dei parametri fatti ad hoc, si chiamano parametri condivisi, messi nei vari progetti, condivisi tra più progetti, che attraverso un file TXT possono essere, diciamo, ridigeriti più volte da progetto a progetto. Una qualsiasi codifica, una VBS, un codice specifico del prodotto, eccetera, è un'esigenza che ovviamente tutti gli oggetti BIM non possono avere di default. Faremo l'esempio appunto come una categoria di oggetti BIM, quindi degli RFA di finestre dentro Revit, possono essere valorizzati con nuove informazioni ed andare poi ad interrogare questo grande database, che sarebbe la scheduler dell'abaco di Revit, tutti i dati strutturati sul file nativo, interrogandoli, filtrandoli, evidenziandoli e soprattutto esportandoli in formati di interscambio aperti, TXT, che possono arrivare appunto sull'Excel per essere ulteriormente condivisi o implementati con gli altri attori, con gli altri collaboratori, con tutti gli stakeholder che necessitano ricevere dati BIM da una categoria di oggetti specifici. Questo ci permette appunto di avere una flessibilità maggiore, perché una volta che un insieme, un database di informazioni arriva su un foglio Excel, come sapete, il migliore strumento di implementazione, di quantificazione, di interrogazione e validazione è ovviamente il foglio di calcolo. Quindi possiamo creare una serie di non solo quantificazioni, ma anche verifiche e computazioni effettive a tutti gli effetti. L'importanza che vogliamo analizzare oggi ed evidenziare in questa E di information è quello che vi accennavo prima, cioè la necessità di esportare poi i dati creati ad hoc da un file nativo RVT duplicati, tra virgolette, concedetemi il termine, sui gli oggetti EFC. Una delle problematiche principali dell'interoperabilità fino adesso è stata questa limitazione. Ovviamente i software che dialogano in modo diversificato possono avere delle, diciamo, delle limitazioni di sintassi informatica, però noi da progettisti e quindi da tutti gli operatori progettisti BIM che mettono le mani sui modelli devono saper gestire i dati ed esportare queste informazioni anche sugli FC. Quindi questo ruota intorno alla creazione di property set e model view definition specifici al processo di interoperabilità che vogliamo creare. Se vogliamo andare verso un EFC per un calcolo strutturale su un software dedicato o andare verso un EFC per un'analisi energetica oppure per un file di coordinamento. La valorizzazione di questi oggetti, quindi questa specie di duplicazione attraverso questa procedura del duplicare con i property set specifici i dati dal modello RVT al modello EFC, può essere tranquillamente visualizzata attraverso questa piattaforma, una piattaforma utilissima con tante funzionalità diciamo pratiche e di strutturazione proprio per interrogare i dati duplicati, quindi i dati EFC sui modelli OpenBIM. Qui vedete appunto come diciamo, l'oggetto della nostra analisi, le finestre, andranno poi a essere analizzati se quelle informazioni, quella valorizzazione di dato viene anche duplicato e appunto ricondotto sul formato aperto EFC. Infine, la valorizzazione si può ampliare con un altro tipo di tipologia di piattaforma che è BIMSync, un'altra piattaforma gratuita. Ovviamente poi ci sono i vari moduli a pagamento che si possono integrare,
che ci permette di avere una serie di strumenti di visualizzazione, ma anche di interrogazione, di misurazione. Quindi, oltre che vedere il dato, come magari su BIMvision è utile per vedere la correttezza del contenuto informativo, quest'altra piattaforma invece ci permette di interrogare gli aspetti di quantificazione, gli aspetti dimensionali, gli aspetti di computazione, quindi avere anche tutti gli, diciamo, i dati, i totali di aspetti dimensionali, quindi fare un'operazione di quantity takeoff a tutti gli effetti. E questo vale per tutti gli oggetti che analizziamo e selezioniamo. Questa è la procedura. Anche qui, con questa piattaforma, possiamo poi esportare dati sempre su un foglio Excel. Una volta che abbiamo i file, il database in CSV, in foglio Excel, ovviamente abbiamo una vastità di operatività, diciamo, nel condividere questo dato verso chiunque e verso qualsiasi applicativo che possa digerire questi formati. Questa è un po', diciamo, la panoramica tecnico-operativa che ci siamo prefissati per dare valore alla e-information attraverso il modello BIM. Adesso andiamo a fare alcuni passaggi tecnici operativi. Quindi, noi abbiamo un modello, questo modello appunto architettonico, una serie di oggetti che hanno a sua volta una serie di informazioni. Spesso quelli di default, come vi ho detto, non sono sufficienti, perché le linee guida di un capitolato informativo si riconduce poi anche a ricercare e a richiedere determinate strutturazioni e nomenclature di dati e valorizzazione specifica anche in riferimento alle normative cui si fa riferimento l'oggetto. Quindi parametri di istanza o parametri di tipo strutturati potrebbero non essere sufficienti per soddisfare una procedura di validazione su determinati dati. Quindi come operiamo? Operiamo innanzitutto vedendo che dentro Revit possiamo, nella scheda gestisci, creare dei parametri condivisi. Questi parametri condivisi adesso sono stati appunto creati ad hoc, non sono altro che un file esterno, vedete, in formato TXT, che può essere integrato, implementato, condiviso da progetto a progetto. Ovviamente, dopo aver creato un gruppo nuovo, specifico in questo caso i parametri WWF, sono stati creati dei codici nuovi, diciamo delle nomenclature di dati che ovviamente l'oggetto di default non ha. Potrebbero essere quelle informazioni che il committente ci chiede proprio nel capitolato informative: un codice di prodotto, un numero del prodotto, il valore del RAI dell'infisso, o un valore di verifica o una WBS, una work breakdown structure del codice del prodotto, o qualsiasi altra tipologia di informazione. In questo caso andiamo a creare un nuovo codice, giusto per fare l'esempio tecnico operativo, lo chiamiamo semplicemente codice prodotto per diversificarlo, prodotto. La disciplina può essere comune o a tema, diciamo strutturale, impiantistico, architettonico, e il tipo di parametro. Questo tipo di parametro che cos'è? È un testo? È una superficie, una lunghezza, una distanza, un volume, una verifica? Dobbiamo sceglierlo noi in funzione del dato di valorizzazione che poi andremo a diciamo applicare a quel tipo di parametro. In questo caso ci limitiamo semplicemente a dire che è un valore di testo e quindi abbiamo creato una nuova informazione. Considerate che in un progetto reale queste procedure sono massive, perché alcuni oggetti devono avere magari la stessa informazione e quindi vanno condivisi con tutte le altre categorie che possono contenere questo tipo di parametro e il rispettivo valore corrispondente. Quindi creare dei parametri condivisi che possono essere sfruttati ed applicati su più oggetti o su diversi progetti diventa un processo fondamentale nei progetti reali. Dopodiché andiamo ad applicarli a questo specifico progetto. Come vedete adesso in questo elenco di questo progetto ci sono determinati parametri che possono essere parametri condivisi di distanza o di tipo. Andiamo ad aggiungere il nuovo parametro condiviso che abbiamo appena creato, che chiamiamo appunto codice del prodotto, scegliendo se un
parametro di tipo o di stanza, ovviamente di tipo viene applicato in automatico a tutti gli oggetti simili o uguali, anzi, e quelli di stanza invece quelli diciamo puntuali da definire. Procedura importante è andare a scegliere la categoria. Adesso noi stiamo lavorando solo, visto la tempistica, solo sulle finestre, ma potrebbe essere su tutti gli oggetti o su una disciplina specifica. Quindi andiamo ad applicare un parametro specifico sulle finestre e lo andiamo ad applicare. Quindi questo qua, questo parametro si chiamerà codice del prodotto e se abbiamo fatto correttamente tutta la procedura lo andremo a verificare semplicemente selezionando una delle finestre e vedete che abbiamo aggiunto un parametro nuovo. Questo parametro deve essere valorizzato, vuol dire che avrà un codice, un riferimento. Potrebbe essere tranquillamente una tipologia tecnico-operativa in cui andare su una scheda di un fornitore, su un sito, sulle schede tecniche, avere appunto dei valori di codifica o di prodotto o di prestazioni da andare a riportare direttamente sull'oggetto BIM che andiamo a valorizzare. Ritornando sul modello, vuol dire che tutti gli oggetti, andiamo a verificare se al di là se la finestra due ante o quella singola, essendo come categoria di oggetto uguale, a pescarla, eccola qui, allo stesso modo vedete che ognuno ha un codice di prodotto. Adesso passiamo, quindi abbiamo creato il dato, adesso andiamo ad interrogare questi dati e a vedere come li possiamo gestire. Andiamo a analizzare una scheda di quantificazione che è stata creata in modo abbastanza strutturato, come vedete appunto dall'elenco delle informazioni dell'abaco, quindi con tutte le tipologie di finestre suddivise per livelli, per nomi, per tipi, per dimensioni, caratteristiche prestazionali e via via ci ritroviamo anche da questo elenco ben strutturato. Considerate che se applichiamo anche un costo, oltre che avere le quantificazioni, ecco qui la potenzialità di un database che può essere interrogato, abbiamo le quantità ma abbiamo eventualmente anche sui singoli elementi la possibilità di applicare i prezzi e di avere già dentro Revit una computazione effettiva, quindi dire che tutti gli infissi ci costano 114.000 euro. Quindi oltre a fare interrogazione ai fini del quantity takeoff suddivise per categorie di oggetti, potremmo anche implementare questa operazione nell'andare a definire anche degli aspetti economici. In queste ultime colonne sono stati strutturati dei parametri appunto condivisi, il montaggio, il codice, la dimensione, oppure sono state create delle formule come percentuale di superficie vetrata, l'incidenza della superficie vetrata per piano, diciamo tutta una serie di operazioni che ovviamente attraverso i campi dell'abaco, quindi il nostro grosso database che ci valorizza la ID information, ed è questa la potenzialità che ci contraddistingue rispetto a un elaborato, un progetto classico, la possibilità di visualizzare il modello tridimensionalmente, tirare fuori gli elaborati bidimensionali, ma soprattutto, evidenzio, soprattutto gestire, interrogare, condividere dati. Quindi attraverso i filtri abbiamo tutta la sequenza dei dati che vogliamo far comparire, in questo caso sono gli infissi, ma la stessa cosa può essere fatta per tutte le altre categorie di oggetti, e andare anche a ripescare il parametro che abbiamo appena creato. Se vi ricordate, codice di prodotto e una nuova informazione che adesso va inserita nell'elenco. Adesso io lo metto, ecco, tolgo il codice precedente per non sovrapporlo, lo metto in, diciamo, nella parte finale del mio elenco. Potrei creare già dentro l'abaco delle nuove informazioni di parametri direttamente sull'abaco, potrei creare delle formule andando a fare, diciamo, delle piccole operazioni matematiche o delle percentuali, o addirittura fare delle combinazioni di parametri combinati. L'operazione di filtro ci serve per interrogare e restringere un determinato campo ai fini anche del, diciamo, del code checking, andare a quantificare ma anche verificare determinate informazioni. Quindi il database è uno strumento molto dinamico e fluido, e il progettista che lo comanda lo va a interrogare fino a verificare tutte le procedure tecniche operative che siano richieste, come richieste dal capitolato informativo per i singoli valori degli oggetti. Perché ai fini della modellazione è abbastanza intuitivo
raggiungere un lodo, un livello di dettaglio specifico nella fase in cui si lavora, ma saper gestire dati, valorizzarli, condividerli, implementarli, è un'operazione che spesso ci toglie moltissimo tempo ed è poi la, diciamo, il fulcro principale per avere la validazione di un modello BIM. L'ordinamento viene integrato secondo le necessità, la formattazione è andare a quantificare i totali di tutti gli aspetti dimensionali che ci interessano, ma non solo, adesso vi farò vedere anche il formato condizionale, l'aspetto grafico della tabella. Quindi da qui adesso che cosa siamo andati ad integrare? Vedete codice prodotto. Codice prodotto è un codice di è un parametro di stanza. Quindi che cosa vuol dire? Se io adesso mi mettessi sulla vista affiancata, sappiamo benissimo che ogni oggetto, in questo caso andiamo a prendere gli infissi del piano primo, ecco, vedete? Si crea questa bidirezionalità tra il modello e l'abaco, la scheduler di quantificazione. Adesso evidenziando, mi metto magari con la vista, eccolo qua, nascosto, perché, eccolo qui, vedete? Sto evidenziando di questa riga del database tutti i dati, tutte le informazioni riguardo a quell'infisso specifico, quindi a quella singola istanza. E quindi ne ho il controllo totale, sia ai fini del controllo, della verifica e di qualsiasi altra tipologia. Adesso vorrei trovare un infisso da questo lato, vediamo se riesco a trovarlo. Un secondo, eccolo qua. Ecco, mettiamo questo, mi metto magari con linea nascosta così lo visualizziamo meglio. Qui ho tutte le informazioni. Intanto potrei modificare il database dei dati, mi permette di modificare il modello. Se mi accorgo che questo infisso non è delle dimensioni corrette, non ha le prestazioni o i dati specifici per cui, diciamo, è stato inizialmente creato, io potrei fare una modifica, anche semplicemente dal database generale fare un cambiamento, cambiando appunto un infisso con un altro. Andiamo a farlo con una tipologia diversa. Andiamo a prendere ad esempio, ecco questo qua. Vede come cambia? E quindi riesco a gestire la modellazione anche attraverso i dati. Dopodiché, che cosa succede? Andiamo a interrogare queste informazioni. L'interrogazione avviene in modo molto restrittivo, nel senso che se io voglio verificare determinate informazioni, ad esempio vado a lavorare sulla larghezza e l'altezza del database di questa categoria di oggetti, potrei, già mi accorgo che ho altezze da 1,43 a 1,48, cioè voglio verificare i dati solo di quelli di 1,43 m, quindi attraverso il filtro vado ad interrogare, qui sto facendo un'operazione proprio di controllo, in cui gli dico che cos'era l'altezza, filtrami, cioè restringimi il campo di azione, di controllo per tutti gli oggetti che sono uguali, maggiori, minori, ad un determinato valore. In questo caso il database mi aiuta perché ce li ha già in memoria le possibili soluzioni, cioè fammi vedere solo le finestre di 1,43 m, sono sparite gli altri, ma non è che sono scomparse, sono semplicemente state filtrate nel database per fare operazioni più specifiche di controllo. In questo caso so che solo le finestre che hanno un'altezza 1,43 m mi costeranno 23.000 euro rispetto ai 114 totali che avevamo sul database generale, oppure altri dati di quantificazione specifica. Quindi il filtro mi serve a interrogare e diciamo verificare determinate informazioni. Un altro aspetto importante nell'interrogare il dato e quindi dare valore all'information proprio ai fini dell'interrogazione, del controllo, è quello di andare a verificare attraverso un formato condizionale. Quindi riprendendo lo stesso valore e lo stesso parametro altezza, potrei andare a creare un formato condizionale, cioè mi indichi che tutte le finestre che hanno un'altezza uguale a 1,43 m, se non sbaglio, me le evidenzi nell'elenco generale. Quindi in questo caso non sto andando a filtrare, ma voglio solo evidenziare quegli oggetti specifici da controllare. Ed ecco, come vedete,
che il database di questa categoria di oggetti rimane quello totale, però mi evidenzio, lo potrei fare su tanti altri parametri, evidenziandoli con colori diversi, e soprattutto per chi fa le operazioni di controllo e di coordinamento, aiuta a fare un check generale del dato, perché questi dati, questi oggetti devono essere verificati e validati appunto dal committente. Dopodiché passiamo alla questione appunto di codifica, valorizzazione dell'oggetto. Ovviamente qui abbiamo tutti gli infissi, ad esempio questa tipologia che si trovano al piano primo, al piano secondo, al piano terzo e al piano quarto, con questo codice che deve essere valorizzato, cioè avremo appunto i codici specifici del prodotto, del fornitore, eccetera. Adesso noi ci inventiamo semplicemente solo per una serie di elementi, come vedete metto dei valori a caso giusto per velocizzare. Ovviamente sono tutte singole istanze. Se invece fosse stato un parametro di tipo, nel momento in cui avessi messo una codifica specifica o una valorizzazione di un valore, può essere anche un valore fisico, prestazionale, dipende dal tipo di parametro che viene creato e dal valore che gli viene dato. Se fosse su un tipo, allora in automatico mi basterebbe crearlo una sola volta per applicarlo a tutti gli altri oggetti uguali. Adesso facciamo solo questi elementi. Così sto mettendo dei valori a caso, possa essere numeri, valori, prestazioni, codici, qualsiasi cosa. Diciamo dare una valorizzazione al parametro. Mi fermo qui perché sennò la colonna è lunghissima. Adesso che cosa andrò a fare? Quindi ho creato dei nuovi parametri ad hoc, li ho valorizzati, so a quali oggetti sono applicati, so le quantificazioni specifiche di queste categorie di oggetti e tutti i valori information che hanno questi oggetti. Posso andare a condividerle perché ho necessità di esportare la quantificazione / computazione ad un collaboratore che magari deve integrare una computazione vera e propria, fare delle analisi, fare un rapporto aeroilluminante, gli servono le superfici, cioè tanti altri processi di interoperabilità. Questo elenco, come tutti gli altri elenchi degli abachi suddivisi per categorie, possono essere esportate attraverso un report con un formato di interscambio, quindi rapporti di abaco, e li vado a adesso li vado a salvare nella mia cartellina per non perdermeli. Allora li andiamo a mettere su documenti. Questo qui. Vedete che il formato è un TXT, un formato semplicemente di dati, che può essere aperto in un block note, come anche i parametri condivisi. Come anche i parametri condivisi possono essere un formato TXT per poter essere poi ripescati in altri progetti. Salvo questa tipologia, vado a formattare con il punto e virgola, che diciamo è quello più corretto ai fini della codifica, e vado ad aprire proprio il mio TXT. Quindi vado a ricercare la mia cartella. Ecco qui. Schede di quantificazione, gli infissi, formato TXT. Ecco il database di tutto quello che io ho dentro Revis, trasformato in una codifica di dati formattati, semplicemente visibili con un block note. Io ci faccio di questo, è fondamentale saper gestire il dato anche attraverso il TXT, perché io potrei raggruppare informazioni di quantificazioni per le porte, le finestre, i mura, in un unico TXT, quindi fare copia e incolla da un file all'altro e poi arrivare dentro un Excel, oppure creare un property set specifico di tutti gli abachi ai fini poi di esportare i dati sui modelli FC. Inoltre questo dato, questo file, ci permette di arrivare appunto su un foglio Excel, oppure utilizzare i vari plugin, ci sono diversi plugin, quelli di Gritec, PowerPack o di The Roots o di BinOne, che fanno una bidirezionalità tra il foglio Excel e gli abachi di Revit. In questo caso riapro il mio TXT e semplicemente trascinandolo in una cella ho un processo di interoperabilità molto importante, perché sto condividendo i dati del database per questa categoria di oggetti. Notate anche come la colonna codice del prodotto, che è un parametro, un'informazione, un dato che ho creato ad hoc,
e come lui ne dovrei creare sicuramente tantissimi altri per soddisfare quello che un capitolato informativo di un committente mi chiede in una fase che sia autorizzativa, esecutiva, costruttiva, sbuild, o parliamo anche di facility management. Sono tutte procedure tecniche operative di creare informazioni ad hoc, saperle gestire e condividerle con questi processi. Qui ho tutte le informazioni, quindi una volta che arrivo sull'Excel è ovvio che ho uno strumento potentissimo, posso creare formule, posso matematiche molto più complesse, verificarle, condividerle e via dicendo. Quindi una volta che il dato arriva su un foglio Excel, il mio processo BIM non vale altro che essere, diciamo, implementato con tutti gli attori e tutti gli stakeholder che interessano quelle informazioni. Dopodiché passiamo, quindi abbiamo visto questa panoramica, come interrogare il dato, come gestirlo, passiamo alla necessità di esportare un IFC. Allora, qui ovviamente ci sono delle impostazioni sia per gli IFC stessi che per l'esportazione. Andiamo sul modello, altrimenti non ce lo fa tirare fuori. Quindi ci mettiamo sul modello generico così. Model View Definition, cioè ogni vista tridimensionale con un settaggio di informazioni specifiche all'uso che vogliamo fare per un processo di interoperabilità. Esportare un IFC in modo standard non serve a nulla e di conseguenza gli altri software lo digeriscono con tutte le limitazioni che hanno. Ovviamente c'è tutta una scheda anche di settaggio su che cosa vogliamo tirare fuori e cosa no, ma la cosa importante in fase di esportazione è andare a comprendere che un'esportazione standard è limitata. Quindi Modify Setup vuol dire andare a creare un MVD, un Model View Definition di esportazione con un settaggio specifico. La cosa importante è il Property Set. Quindi il Property Set, chiudete l'audio cortesemente chi ce l'ha acceso, Property Set diventa fondamentale perché è un settaggio specifico. Quindi andare a esportare, ecco, le basi delle quantità, le schedule, i PSET o tutti i parametri che hanno un codice FC diventa fondamentale fino ad arrivare anche a integrare quello che vi dicevo prima, un grandissimo file TXT che raggruppa tutti gli oggetti suddivisi per categorie con tutte le informazioni specifiche che abbiamo creato ad hoc e andare appunto a caricarlo in fase di esportazione. L'operazione più corretta potrebbe anche essere, adesso io torno un attimo indietro, prima di esportare, nell'andare anche a prendere, dicevo, vabbè, ma a me interessano che gli oggetti BIM sull'IFC abbiano gli stessi dati di questo hub per quanto riguarda le finestre, poi diciamo la cosa si può ampliare. Che cosa andiamo a fare? Una duplicazione di questo abaco. Semplicemente ci mettiamo dentro una codifica che può essere semplicemente chiamata pset/ifc, scheda bla bla bla, che sarebbe praticamente la copia. Ci servirà per eventualmente integrare, adesso non è il caso dell'hub perché è abbastanza automatico, ma se dovessimo avere un raggruppamento di tante informazioni strutturate, complesse, anche per più categorie d'oggetto, l'ideale quale sarebbe? Fare la stessa cosa che abbiamo fatto in precedenza, cioè esportare il file, scusate, l'abaco, in questo caso avete PSET, FC, sempre sul TXT, tabulazione, e poi andare a ricaricarlo in fase di settaggio. Ripeto, questa è un'applicazione, diciamo, un po' più tecnico-operativa, soprattutto quando dobbiamo raggruppare tante informazioni di tante categorie di oggetto. In questo caso andiamo a fare un'esportazione dell'IFC, ripeto, sempre sul vista tridimensionale, un'esportazione specifica in cui andremo a definire che cosa. Che pur utilizzando, adesso abbiamo la versione 4, rimaniamo sul Coordination View 2x0 Setup, che cosa andrò a dirgli? Che non utilizzo il settaggio standard, perché io dovrei avere necessità di filtrare tutte le informazioni del dato per il mio IFC. Allora a quel punto sono quasi certo che le informazioni, soprattutto quelle create ad hoc,
come parametri condivisi e valorizzati verranno poi riportati sull'IFC. Quindi vado a creare una duplicazione, lo chiamo, chiamiamolo XX, IFC, eccetera, di cui ha un settaggio standard, potrei andare diciamo, a modificare eventualmente specifiche che mi interessano, quello che proprio voglio evidenziare, esporterei i property set o le basi di quantificazioni o le informazioni sugli abachi, l'esportazione delle schedule che contengono il codice IFC offset, perché o il codice del parametro ha una codifica adeguata all'IFC o al PSET, o eventualmente è nella schedula appunto di nomenclatura, o ovviamente quello dall'abbo che diciamo, dovrebbe essere automatico. Se voglio raggruppare più informazioni, allora potrei importare parametri di un property set fatto no. La cosa che è fondamentale è che sottolineo i property set standard di quelli di Autosc non devono essere assolutamente modificati, ma creare dei txt a parte da ripescare. In questo punto andiamo semplicemente a esportare, possiamo scegliere il livello di dettaglio, ecco, mettiamoci anche alto. E andiamo ad esportare. Ah, il passaggio, vediamo adesso, non mi ricordo dove me lo sta salvando. Ovviamente possiamo scegliere il percorso di esportazione. Che cosa gli stiamo dicendo adesso, soprattutto al database di Revit? Oltre alla geometria di questo modello, nelle sue categorie di oggetti, portati dietro anche le informazioni specifiche create ad hoc e valorizzate. E questo che ci permette poi di fare un processo di interoperabilità e arrivare con un IFC verso altri software che siano per il calcolo strutturale, per l'analisi energetica, per la computazione o per il coordinamento. Aspettiamo qualche secondo che faccia l'esportazione, altrimenti poi se no vi apro un file IFC già strutturato. Non vorrei che si fosse bloccato adesso perché mi esce sopra, non risponde. Bello della diretta, per finire che adesso si blocca. Ah, no, ce l'abbiamo fatta. L'unica cosa è che devo andare a vedere dove l'ho salvato, perché non mi ricordo il percorso. Percorso che era slide, no, dovrebbe essere questo, vediamo se lo ricerco. Ecco qui, il nostro modello edificio BIM esercita IFC. Notate che visualizzate rispetto agli utilizzatori di Revit un'icona, questa azzurrina diversificata da quella standard, perché io ho installato appunto questo visualizzatore BIM Vision, che è un visualizzatore gratuito che vi suggerisco di installare, di utilizzare proprio per controllare e verificare i dati ricreati su un formato IFC. È uno strumento potentissimo come visualizzatore, poi ci sono vari altri diciamo plugin aggiuntivi. Ecco, questo è il modello IFC, quindi le geometrie tale e quale al modello nativo di Revit. Che cosa però ci interessa? Adesso andiamo a analizzare la categoria che stiamo appunto strutturando. Ecco qua, metto così. Potrei anche essere utile fare un'operazione di questo genere, cioè nascondere, andare in trasparenza, mostrare il tutto, diciamo questo ai fini dell'interrogazione. Però in modo particolare io vado a selezionare tutte le finestre, ad esempio, di questo piano, ecco, me li isolo, e ho la possibilità di andare a verificare oggetto per oggetto
proprietà che ci sono. Ovviamente queste proprietà sul modello UFC è un connubio tra tutte le informazioni di default, diciamo del formato nativo dell'RFA, ma in modo particolare quello che io vorrei andare a verificare. Adesso non so nello specifico quali sono, diciamo, gli infissi che ho messo anche il parametro di codice del prodotto, quello che ho creato io, però fondamentalmente poi col tempo giusto a disposizione andate a verificare che cosa. Il PSET EFC, scheda di quantificazione infissi, è condiviso sul formato EFC, quindi questo vuol dire che io ho internamente tutti i parametri necessari in formato aperto e quindi andare a fare questa procedura di condivisione. Adesso, diciamo, ovviamente il tempo è limitato anche perché potremmo fare più verifiche di passaggio di importazione, però la procedura tecnica operativa è questa. Andate a utilizzare questo visualizzatore in modo che tutte le informazioni che avete su un determinato oggetto siano poi ricreati anche attraverso il formato nativo. Ecco, vedete ad esempio le VBS, adesso non mi ricordo, diciamo, come categoria che abbiamo messo, volevo vedere se c'era solo il codice del prodotto. Altrimenti bisogna andare, diciamo, ad integrare col formato TXT. Eccolo qua, codice del prodotto. Quindi questa è un'operazione molto importante perché ho garantito che creando un nuovo oggetto, vedete qui, creando un nuovo parametro, valorizzando quel parametro su una categoria di oggetti con un processo di interoperabilità del dato, riesco a garantire che il mio EFC abbia le stesse informazioni, l'information del modello nativo. Allora qui può partire il processo di interoperabilità anche verso altri software. Ultimo passaggio e chiudo perché altrimenti ci dilunghiamo e voglio poi ripassare la parola di nuovo alla collega Alice. La possibilità di utilizzare un'altra piattaforma molto interessante che è BIM Sync. Quindi andiamo a ricreare, ad inserire un nuovo modello, oppure semplicemente allora, nuovo modello, mettiamo l'evidenza, importiamo il modello EFC con tutti i dati ben strutturati, ok, ai fini del sta caricando. Aspettiamo qualche secondino che carica, perché comunque, avendo esportato quell'abaco delle categorie degli oggetti delle fissi, erano ben ricchi di informazioni, quindi era un po' pesantino, ma giusto l'ultimo passaggio per chiudere, perché mi interessa farvi vedere come anche gli aspetti di quantificazione, quindi aspetti dimensionali, altezze, lunghezze, larghezze, superfici, volumi, per ogni categoria di oggetto attraverso questa piattaforma possono essere interrogati direttamente sul modello EFC per fare operazioni di quantity takeoff e quindi computazione e ultimo passaggio di anche verso i fogli Excel. Aspettiamo un attimino giusto per farlo caricare. Intanto anticipo che chi ha domande può tranquillamente iniziare a scriverle in chat, così dopo l'intervento di Alice che vi sottolineerà tutte le parti, diciamo, organizzative dei corsi in partenza con l'TTSRL, apriremo poi una question time. Ovviamente vi invito a tutti di segnarvi ai nostri social, alla nostra newsletter, c'è anche il codice automatico per poterlo fare e ricevere settimana per settimana gli aggiornamenti non solo dei webinar che organizzeremo, ma anche qualsiasi attività tecnico-operativa e formativa che potrebbe eventualmente interessarvi. Aspettiamo qualche minutino. È abbastanza lento.
Vediamo se riusciamo a velocizzarlo, altrimenti vi faccio vedere il passaggio direttamente su questo modello di questa casetta di campagna, anziché, sì, perché mi sembra che ancora ci impiega un parecchio. Vabbè, facciamolo su questo perché vorrei veramente andare a evidenziare, filtrare tutti gli oggetti. Vedete, sono sempre oggetti BIM che possono essere selezionati, interrogati a dovere. Abbiamo la strutturazione di tutti i dati, cioè tutte le informazioni che vengono dal modello nativo sono strutturate per categorie di oggetti, quindi qui anche parliamo del discorso della classificazione del Building Smart International e avere poi le informazioni specifiche su ogni singola categoria. La cosa interessante qual è? Che oltre ad avere le informazioni possiamo andare a quantificarli, quindi fare delle operazioni di quantity takeoff. Innanzitutto abbiamo questo strumento di misurazione del laser, vedete anche sto toccando un muro, ok, mi esce l'aspetto dimensionale di questa finestra, vedete larghezza ed altezza, qualsiasi oggetto che io possa interrogare larghezza e lunghezza o altezza, quello che sia, quindi ai fini di quantificazione ho degli aspetti dimensionali da interrogare in modo automatico e anche grafico così sul modello. E quindi questa è già una procedura molto interessante, c'è sia il laser che il metro a nastro, quindi andare a verificare gli aspetti dimensionali, ma quello che trovo più utile è quello di andare a utilizzare, appunto ci mettiamo con, vediamo dov'è, eccolo qua, QTO. Quantity takeoff. Vedete che ogni oggetto che abbiamo, in questo caso tutti gli infissi, si portano dietro tutte le informazioni che abbiamo condiviso. Anche qui vedete un VBS, questo era un parametro, non è lo stesso modello. Mi dispiace che non abbiamo perso più tempo a caricare quello e a fare le verifiche su quel modello. VBS era un parametro condiviso, valorizzato ad hoc ed esportato in modo corretto dall'FC. Arrivando su questa piattaforma può essere quantificato e ad arrivare a avere QTO, cioè gli oggetti che io seleziono, ho tutte le informazioni dimensionali, le classificazioni, ovviamente qualsiasi tipo di parametro informativo, descrittivo e prestazionale. Come vedete sotto ci sono i totali. Quindi, se diciamo, tirare fuori un totale di una superficie o di un volume, di una lunghezza, qualsiasi cosa. Ultimo passaggio e chiudo. Ancora un processo di interoperabilità. Considerate che stiamo interrogando i dati e dati di quantificazione su un IFC, che detto così sembra un po' una cosa assurda, visto il concetto che c'è in generale sul BIM, a dire che i modelli BIM IFC possono avere delle limitazioni. Bisogna saperli gestire e condividere, diciamo, trattare il dato. Ultimo passaggio, esportazione in CSV o in Excel. Voglio avere tutti gli aspetti di quantificazione e di computazione specifici a queste finestre o qualsiasi altra tipologia di oggetto, ed ecco che arrivo nuovamente su un processo di interoperabilità dove ritorno sull'Excel. Questa è la potenzialità di gestire il dato, l'information del processo BIM, Building Information Modeling, in modo strutturato, corretto e collaborativo. Non mi voglio più dilungare, ma lascio la parola alla collega Alice che vi presenta, diciamo, la parte finale del nostro webinar. Vi invito a seguirci, qualsiasi cosa potete scriverci per curiosità o informazioni e chi ha domande tecniche operative li può già scrivere in chat e ne parleremo dopo l'intervento di Alice. Vi ringrazio tanto e un caro saluto. Alice, prendi nuovamente la Sono parola? qua, sì, adesso provo a ricondividere anch'io lo Forse schermo. devo prima io Ecco, tolgo io. No, ok, vai. posso. Siamo già qui, ok. Volevo riprendere un po' il discorso sul corso di Revit che abbiamo accennato all'inizio, di cui hai parlato anche tu. Adesso al momento abbiamo appunto questo corso che potete trovare sul nostro sito nella sezione Corsi BIM. Questo è in partenza il 9 di novembre, appunto. Si tratta di 2 mesi di corso, con le date che potete trovare qua in fondo, sono già state pianificate, quindi 9, 11. Si tratta di 2 pomeriggi a settimana, quindi il martedì e giovedì dalle 15 alle 18. La modalità di erogazione è in webinar interattiva col docente, che appunto sarà Domenico Spanò e anche l'ingegnere Alessandro Mastrantonio, il nostro BIM coordinator. E,
appunto tutte le lezioni saranno registrate, saranno accessibili, vi saranno rese accessibili anche in un secondo momento come materiale di studio, insieme a tutta l'altra materiale tecnico che vi servirà appunto per la formazione. Si tratta di un corso molto pratico, appunto, che vi consentirà di già eseguire anche un workshop alla fine della preparazione, che vi metterà proprio alla prova sulla modellazione, su un progetto che potrà essere fornito da voi o potrà essere anche realizzato di vostra iniziativa, dove noi faremo appunto la supervisione e vi daremo le nostre dritte, diciamo. Ribadisco appunto, non è un corso come se ne possono trovare tanti su Revit, ma è un corso finalizzato da un lato alla parte proprio pratica della professionale del BIM, e finalizzato proprio anche all'ottenere appunto, oltre a tutte queste tematiche di interoperabilità, integrazione dei dati e interazione con altre tecnologie software esterne, anche tutto il discorso che vi porta alla certificazione vera e propria, perché tanti corsi ormai che si trovano lungo e largo, sono anche tantissimi corsi finanziati dagli enti pubblici, insomma, hanno prettamente aspetti molto teorici. Questo qui invece è proprio finalizzato alla completezza, quindi se farete gli step, tutti gli step con noi, insomma, potrete in questo modulo, che è un corso base avanzato di 48 ore, e un successivo modulo che vi proponiamo di preparazione agli esami, che potete trovare in quest'altra pagina sotto la sezione corsi di preparazione esami esperti BIM Uni, dove fondamentalmente vi proponiamo dei percorsi personalizzati per ogni figura che andremo a formare per l'esame vero e proprio, quindi lo specialist, coordinator, il manager, il CDM manager, quindi tutte queste figure e questi in particolare hanno un'ora, un tempo di formazione più limitato. Lo specialist in due pomeriggi lo formiamo, lo prepariamo per l'esame. Le altre figure richiedono un po' più di ore di preparazione, anche perché soprattutto le altre figure hanno dei requisiti d'accesso da normativa che sono un po' più restrittivi, perché serve adesso stavo cercando, c'è anche uno schema dove abbiamo sintetizzato, ecco, questa è una sintesi da normativa dove vengono proprio esplicitati tutti i requisiti per le varie figure, quindi si tratta di, per quanto riguarda lo specialist, che è il primo step, diciamo, devono aver fatto almeno 6 mesi di esperienza di lavoro generica in un'area tecnica, con ovviamente la fornitura dimostrabile anche tramite curriculum, autocertificazione, e un'esperienza di lavoro di almeno 3 mesi specifici proprio nella singola disciplina. Questo poi appunto, per approfondire, contattateci. Potete utilizzare questo form al lato di questa pagina o l'email, potete chiamare me, Domenico, trovarci sui social, insomma, contattateci, siamo a vostra disposizione. E soprattutto tenete conto che questo corso di Revit base avanzato, che al momento, ripeto, è in promozione a 499 euro anziché 800 più IVA ovviamente, non sarà così per tanto tempo, ecco, lo stiamo proprio lanciando perché crediamo molto in questa formazione, essendo anche noi, come vi dicevo all'inizio, che proprio stiamo assumendo, stiamo crescendo e le professionalità BIM sono sempre più richieste e è molto raro trovare veramente anche persone già formate, già pronte per il mondo del lavoro, quindi servono tantissime risorse formate, certificate e di esperienza qualitativamente appunto verificata e riconosciuta, quindi appunto partendo anche dallo specialist poi potrete anche affrontare i percorsi successivi fino al BIM manager, CDM manager, e mi raccomando, insomma, contattateci, ecco, noi siamo qua. Io adesso non starei a dilungarmi troppo, Domenico, apriamo la... cosa, scusatemi, vi faccio vedere, perché se dovessimo consentirci, vi do già un'anticipazione di quello che è una semplice modalità di iscrizione che noi abbiamo formalizzato in questo modulo, dove eventualmente appunto vi potrete è un PDF interattivo, potete compilarlo direttamente con i vostri dati di fatturazione, scegliere il percorso da fare, quindi nel caso scegliate appunto il corso base avanzato che sta partendo adesso, avrete questo qui che è un modulo appunto numero di 48 ore, poi eventualmente voleste fare, non so, percorso di certificazione di preparazione all'esame per lo specialist è questa qui,
in più l'esame di certificazione vera e propria. Ecco, con questi tre moduli partite da principianti fino a diventare proprio certificati BIM Specialist. La stessa cosa si può comporre su tutti gli altri profili. Quindi questo è quello che basta, insieme appunto a alcune istruzioni che trovate qua, per poter iscrivervi e partire con noi già dal 9 di novembre. Tornando a noi, Domenico, direi facciamo sì, solo per evidenziare, diciamo, anche, diciamo, la tua presentazione dei vari percorsi, che ovviamente poi c'è il discorso di analisi da parte dell'organismo di valutazione dei requisiti di accesso, quindi quei famosi 3 mesi che possono essere sviluppati con dei tirocini, degli stage, o se già si è in uno stato tale da poter diciamo, documentare questa esperienza e passare direttamente all'esame. Quindi per qualsiasi informazione mi potete contattare per analizzare ogni singolo caso. Se lasci quella schermata, Alice, così abbiamo la question time. Intanto volevo dire a David che eventualmente potremmo rilasciare un attestato di partecipazione al webinar, ovviamente da valutare poi dal tuo ordine di riferimento. Non ci sono, diciamo, dei crediti automatizzati al riguardo, però se ti occorre lo possiamo produrre. Un'altra domanda a cui volevo rispondere era a Tommaso, che quindi se il webinar sarà disponibile, rivederlo in videoregistrazione, sì, lo troverete nei prossimi giorni sia sui nostri canali del sito che di YouTube. Ovviamente, come suggeriva Roberto dell'area marketing, se vi registrate alla newsletter avete poi tutte le informazioni in tempo reale, appunto anche quando verranno pubblicati i vari webinar da poter rivedere o ricondividere. Non so se ci sono domande tecniche operative. C'è una domanda? Allora, Roberto, la certificazione manager prevede l'utilizzo di quali piattaforme? Allora, per quanto riguarda il manager, innanzitutto, come abbiamo specificato nel modulo, bisogna documentarli in modo più restrittivo, aver maturato 5 anni di esperienza in ambito tecnico o progettuale e almeno un anno documentato da BIM Manager sulla gestione di determinate commesse. Quindi quello è il primo requisito, diciamo, fondamentale da poter soddisfare. Successivamente, per quanto riguarda la parte tecnico operativo, il BIM Manager ovviamente è colui che ha una conoscenza avanzatissima dei processi e della gestione, più che solo della conoscenza del software. La conoscenza del software magari si matura in precedenza con i ruoli un po' più tecnici operativi, da specialist o da coordinator, e poi chi si occupa della parte gestionale mira a saper gestire le commesse, organizzare la pianificazione delle attività, del lavoro, del gruppo, della documentazione tecnica e contrattualistica, dove sicuramente anche in termini di prova tecnico-operativa per l'esame con CEPAS Bureau Veritas va a toccare tutti questi aspetti, saper gestire i modelli BIM, il coordinamento o meglio la gestione delle commesse. Ah sì, Roberto dice che ha errato nel digitare, intendeva CD Manager. Ah ok, CD Manager, no ok, io avevo letto BIM Manager, quindi no, CD Manager ovviamente ruota su una piattaforma, cioè la conoscenza di una piattaforma di condivisione dati, quindi se parliamo nel flusso di lavoro in ambiente Autodesk, quindi saper gestire in vari moduli di BIM 360, quindi il modulo gestionale di coordinamento e di condivisione come AC Data Manager secondo la normativa. Quindi, però allo stesso modo, eventualmente anche su un'altra piattaforma similare, può essere anche UseBIM DH, e tutta la parte normativa e documentale e la sicurezza dei dati, che secondo la normativa UNI 11337 parte 7 è anche diciamo una parte fondamentale in cui il CDE manager, come responsabile di sicurezza della piattaforma, deve saper gestire gli account e il flusso informativo di modelli, documenti ed elaborati, quindi dare molto valore, diciamo, alla sicurezza del dato. Quindi Roberto, se ti interessa questo percorso specifico per arrivare poi alla certificazione di CDE manager, tranquillamente, tanto conosco benissimo Roberto, che tra l'altro è il presidente del,
del Building Smart International, la sezione Reggio Calabria, con cui ci sentiamo spesso, e se vuoi approfondire questi aspetti ci possiamo sentire e approfondire nel dettaglio. Se ci sono altre domande specifiche sui percorsi, sulle certificazioni o anche tecniche, diciamo, di quello che abbiamo visto operativamente, possiamo tranquillamente discutere. Esatto, stavo per anticipare quello che il collega Roberto Lenzi ha scritto in chat, che appunto sarebbe utilissimo per noi anche per i prossimi webinar, per stabilire anche un po' gli argomenti che più vi interessano, chiedervi proprio un momento per partecipare a questo questionario, e ci serve proprio per calibrarci su di voi, insomma. E io vi anticipo anche che contatterò chi di voi ha dato il consenso proprio al trattamento dei dati per fare una chiacchierata, se ovviamente sarete disponibili. Sarà un piacere condividere anche il vostro feedback e potervi dare disponibilità per approfondire con ulteriori informazioni. Insomma, siamo aperti a ogni confronto, a ogni proposta, a ogni valutazione, quindi siamo qui. Riguardo al link condiviso da Roberto, io provo ad aprirlo e mi dà errore, quindi non so se è un problema mio di condivisione, o se puoi cortesemente, Roberto, verificare, o ci date anche voi, anche voi un feedback se riuscite ad aprirlo per rispondere a questo questionario, o altrimenti ve lo rimanderemo. Ecco, anche Roberto mi dice, l'altro Roberto, che non funziona. Sì, anch'io. Ok, allora converrà magari, avendo le vostre mail, rimandarlo poi per mail, capite, diciamo, dove sta il problema. Ok. Va bene, io direi che possiamo chiudere. Se non ci sono altre domande, rimaniamo sempre a disposizione. Tutti i canali che appunto Alice vi ha suggerito, e insieme a Roberto, cui potete seguirci, e qualsiasi necessità che abbiate sul BIM a 360 gradi, dallo sviluppo di progetti, dal coordinamento, dalla formazione alla certificazione, o anche l'aspetto, diciamo, gestionale, ci potete tranquillamente contattare. Siamo ben lieti di supportarvi a necessità. Leggo un attimo un'altra domanda di Gianluigi. Per ottenere la certificazione come BIM manager è necessario un anno di tirocinio? Questo costituisce un ostacolo per chi non ha questo percorso? Più che un anno di tirocinio per il BIM manager è un anno di aver gestito, quindi aver svolto il ruolo da BIM manager su determinate commesse. Diciamo che è un po' limitato il discorso di fare un tirocinio da BIM manager. Il BIM manager è colui che ha la capacità di gestire team di lavoro e commesse strutturate, quindi la necessità documentale per accedere e da analizzare appunto con un organismo di valutazione è quello di documentare un anno di esperienza professionale col ruolo da BIM manager, oltre i 5 tecnici operativi. Però per qualsiasi altra, diciamo, caso, che poi vanno tutti analizzati in base alle vostre effettive esperienze maturate, vi consiglio di contattarmi, così vediamo nel dettaglio ogni singolo caso. Quindi Gianluigi, magari ti metto in mail, in chat, la mia mail di.spano@lt.srl, così possiamo fare una chiacchiera, vedere anche, diciamo, il tuo percorso tecnico operativo e analizzare anche dove poter indirizzarti, anche se, diciamo, vai a puntare a prendere una certificazione da BIM manager, ovviamente rispettando sempre i requisiti della normativa. Ok. Lascio anch'io la mia mail per ogni altra informazione a appunto cazzanti@lt.srl, dove potete appunto chiedermi, contattarmi, possiamo organizzare una call anche col vostro team, se avete se state assistendo a questo webinar, ma non so, volete coinvolgere anche i vostri colleghi, volete fare una valutazione per quanto riguarda l'implementazione del BIM in azienda, possiamo proprio darvi una mano e un parere anche su quello che è il vostro attuale stato di implementazione e suggerirvi la migliore strada. C'è un altro, è arrivata un'altra persona. L'ultimo ingresso è Eddie, noi stavamo per chiudere, no, però se stanno tutti, però Se hai necessità specifiche, ti diamo anche la parola prima di chiudere. Guarda, sono rimasto trattenuto e quindi stavo vedendo se eravate ancora collegati.
Ti mandiamo la registrazione. Ti manderemo il link della videoregistrazione da poter rivedere, e se hai necessità ci puoi contattare. D'accordo, grazie mille. Ciao. Grazie a tutti dell'attenzione, al prossimo appuntamento. Saluti. Buona serata, ciao.